Anche se il rover Curiosity è fermo da diverse settimane nel punto in cui è arrivato, dopo aver percorso diverse centinaia di metri, non significa che esso non stia lavorando. È di questi giorni che i dati che arrivano da lassù hanno confermato che la prima perforazione è avvenuta come ci si aspettava. Dagli scienziati è considerato un evento importante, in quanto è la prima volta che un perforatore è stato usato su Marte. I ricercatori usano queste immagini in 3D del cucchiaio per determinare quanta roccia è stata raccolta. Si tratta di 14 centimetri cubici, o se si vuole la quantità di polvere che ci sta in un cucchiaio da cucina, ed è proprio quello che ci si aspettava da una tale perforazione. È la prima volta che si può studiare ciò che c'è sotto la superficie marziana. Il materiale è grigiastro, sì, proprio grigio, e non rosso-arancio, il colore che caratterizza la superficie del pianeta. Il rosso-arancio sta a significare che vi è ossidazione delle rocce, che sono molto ricche in ferro. Sin da quando è arrivato in quest'area, chiamato Yellowknife Bay, Curiosity ha utilizzato 12.000 volte il laser. Qui si vedono alcuni fori lasciati dal laser stesso. Si vede bene come la struttura della roccia è argillosa o ancor più fine. Presto arriverà la fase più importante della perforazione: analizzare nel laboratorio interno di Curiosity le caratteristiche chimiche del suolo, e le sorprese potrebbero essere tante.